siamo oramai giunti al terzo giorno da quando c'è stato lo smottamento che ha interessato insomma, la sede del comune e il tratto di via Amendola e come dire, la situazione oramai è un po' più chiara insomma, rispetto a quelle che sono state le dinamiche che si sono verificate. La cosa che possiamo come dire, iniziare ad escludere in modo chiaro insomma, e preciso è che non c'era alcuna cavità preesistente nel sottosuolo. Come insomma, si poteva già immaginare inizialmente, il fenomeno che si è verificato è, come dire, è stato prodotto da, una, insomma, da diverse cause. Abbiamo potuto constatare oggi che per esempio insomma, c'era anche una perdita insomma, della fognatura. Quindi, partendo magari da questa situazione si è creato uno smottamento del terreno e che poi ha determinato insomma, in pratica la rottura della conduttura. Ovviamente rispetto a tutto quello che poi appunto si è verificato verrà relazionato insomma, e certificato da tutte le indagini che si stanno eseguendo. A tal proposito domani verranno realizzate per verificare la presenza di ulteriori voti, eventuali ulteriori voti, si inizieranno a fare appunto le prove geoelettriche e poi dalla settimana prossima verranno ulteriormente fatte altri tipi di prove. Un altro elemento insomma, importante da considerare è che la struttura dell'edificio ha retto insomma, in modo positivo insomma, quello che è stato lo smottamento che si è verificato, quindi non si segnalano presenza di lesioni particolarmente gravi, insomma lesioni che possono essere direttamente condotte allo smottamento che si è verificato. In ogni modo anche sulla struttura insomma, verranno effettuati i dovuti rilievi, insomma, le dovute indagini insomma, chiaramente per fare in modo che prima insomma, dell'apertura anche la struttura sia stata verificata e controllata. Un ultimo aspetto che appunto, ci tenevo a sottolineare è che tutti i lavori che si stanno eseguendo vengono eseguiti a carico della società Acquedotti SCPA. Quindi insomma, non saranno assolutamente a carico del comune e quindi a carico dei cittadini.